ci ha dato un messaggio. Noi dobbiamo difendere la memoria di questi monumenti, perché questi monumenti delle fedi è diventato un punto di riferimento. Io credo che Khaled ci ha voluto ricordare questo e noi lo ringraziamo. Prende la parola l'archeologo Paolo Mathieu. Del suo mestiere. Era uno studioso molto competente che amava la collaborazione internazionale. Eroi dell'antichità a Damasco e ci si domandava chi sarebbe stato il prossimo direttore generale, c'era sempre tra i candidati Khaled al-Assad. Quando cambiava un governo succedeva molto spesso che si dicesse il ministro della cultura probabilmente sarà completamente immedesimato, sarebbe stato nelle mani delle bande nere di atroci e infami terroristi. Aveva piena consapevolezza dei rischi cui andava incontro, dove c'era sicuramente una maggiore, forte sicurezza. Ha risposto del tutto naturalmente che non... Parigi è stata una volta ancora vittima di un terribile attacco terroristico. E sappiamo che gli assassini di Khaled al-Assad sono gli stessi assassini che hanno colpito Charlie Hebdo, l'Hypercacher, il Teatro Bataclan, nei ristoranti dell'undicesimo arrondissement di Parigi e allo Stade de France. Leggerla è un momento terribile e doloroso. Su queste pagine ci sono più di 100 nomi che rievocano tanti destini rotti dalla barbarie. Che possano finalmente i giovani siriani e mediorientali e africani sperare di assistere a un corso politico diverso, di vedere riconosciute le loro aspirazioni a un futuro di pace e di convivenza civile. Rizzo. Grazie a voi.